associazione Villa da Ischia Latte, ci troviamo qui presso la sede del Museo Etnografico del Mare a Ischia Ponte e siamo in compagnia della scrittrice Santa Venturi. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Santa Venturi, vengo da Bari e sono ospite per la settima volta, credo, di Ischia. Amo scrivere da che ero piccola e ho coniato per me questa sorta di definizione, un'anima a tre voci, perché in realtà scrivo in lingua, ma spessissimo nel dialetto della mia città e anche in inglese. Scrivo poesie, scrivo racconti, scrivo di teatro, scrivo di tutto perché la scrittura credo che sia nata insieme con me e credo che sia uno strumento di comunicazione importantissimo. Dopo la prima volta, fra le altre cose, mi sforzo di promuovere anche la cultura. Da più di 17 anni organizzo un premio letterario che è intitolato Creatività itinerante, che ha la particolarità di svolgersi ogni anno in un villaggio turistico diverso e vede la partecipazione di autori da tutta Italia veramente. Da qualche anno porto avanti un'attività di volontariato editoriale, pubblico antologie a scopo benefico attraverso le quali siamo riusciti a realizzare importantissimi progetti in Haiti, in Bangladesh e in Nepal. Più di 28.000 euro sono stati donati attraverso queste antologie autofinanziate e autopromosse dagli stessi autori. Dopo la mia prima visita a Ischia, veramente rapita da questo paesaggio stupendo, ho voluto mettere su carta le mie emozioni e ho scritto una poesia intitolata Ischia Bella, che è stata pubblicata in una delle antologie curate da Bruno Mancini per il premio internazionale 8 milioni. All'epoca mi classificai anche terza in questo importante premio. Adesso voglio condividerla con voi. Ischia Bella. Dai ricordi sfocati di me bambina, il richiamo del tuo vulcanico benessere mi ha riportato a te, nella quiete del tuo e mio autunno. E t'ho riscoperta, altera e luminosa, diamante incastonato nell'azzurro. Solitaria pellegrina, ho percorso i luoghi battuti e gli angoli più nascosti, gli occhi colmi della tua grazia, il cuore arricchito d'emozioni. Ho assorbito l'atmosfera affatata del castello, lambito dalle onde tempestose, e la magia di Sant'Angelo assopita a cingere la distesa fumante dei maronti. Lo sguardo volto all'infinito, rapita dall'arancia bagliante del tramonto soccorritore, e ho ammirato l'opera del tempo nella roccia amena sorgente dalle acque. Gli aromi, i suoni, i colori ho respirato assorta. Il verde metallico delle viti su declivi e pomei e il profumo dell'agame selvaggia abbarbicata al dirupo scosceso. Il mistero cristallino del mare confuso all'orizzonte con il cielo e il canto antico della tua gente, solare e laboriosa. Nei quotidiani affanni della vita, visioni mi doni d'armonia e il desiderio vivo di tornare, Ischia Bella, paradiso incantato del Tirreno. E infatti... È la prima volta in questo museo? Nel museo certamente sì, a Ischia invece sono venuta più volte, sono veramente innamorata di questa isola splendida. Questa volta ci sono venuta per un'occasione speciale, la presentazione dell'ultima antologia che ho curato, che si intitola Drops from the World. Ci parli appunto un po' di questa antologia? Questa è la quinta antologia che realizzo. Sono pubblicazioni autofinanziate e autopromosse dagli autori. Questa ha una particolarità, è un libro multilingue e multiculturale.
raccoglie contributi in poesia, racconti, arte e fotografia di autori di tutto il mondo, da tutti i continenti, dall'America all'Africa, all'Asia e ovviamente l'Europa, più tantissimi autori italiani. Lo scopo di queste pubblicazioni è benefico. Certo, e c'è un'associazione culturale alle spalle, giusto? Ho fondato io questa associazione che si intitola Virtute e Canoscenza di Dantesca Memoria, che ha sede a Bari e si occupa essenzialmente di pubblicazioni e di attività culturali. Da circa 6 anni ho avviato questa attività che io definisco di volontariato culturale. Attraverso questi libri siamo riusciti a devolvere 28.000 euro in quasi 6 anni, che sono divenuti 2 scuole interamente costruite in Bangladesh, coperte per il Nepal colpito dal terremoto, lettini nell'ospedale pediatrico di Haiti e poi tante biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Essendo io un insegnante, credo fermamente nell'utilità della cultura per lo sviluppo, anzi per l'autosviluppo dei popoli. Quindi donare delle biblioteche ha un valore simbolico, fortemente evocativo. Oltretutto i miei libri sono sostenuti non solo da provincia e comune di Bari, ma anche e soprattutto dall'Associazione Italiana Biblioteche, nella persona del suo presidente regionale Valdemaro Morugese, e quindi questo ci consente di presentare molto spesso anche all'interno di biblioteche e soprattutto di insistere a donare le biblioteche. Certo, quindi appunto può ritenersi soddisfatta, certo, insomma, anche per il traguardo raggiunto. Sì. E le piacerebbe far parte insomma della nostra associazione di Lada Ischia all'Arte? Sì, sì, in realtà io collaboro con Bruno Mancini da diversi anni, molte mie poesie sono presenti nelle sue pubblicazioni. Insomma, lavoriamo in sinergia, certo, certo. Vorrei precisare un'altra cosa, questo libro è edito da pochissimi mesi, da maggio. E già in questo breve lasso di tempo siamo riusciti a donare 1.000 euro che sono divenuti 3 filtri per l'acqua in altrettanti villaggi della foresta bengalese, perché lì questa è un'emergenza, l'acqua è fortemente inquinata dall'arsenico che proviene dalle concerie e dai fitofarmaci usati in agricoltura, quindi donare dei filtri veramente è un'operazione importantissima. Certo. Attraverso le vendite speriamo di riuscire a donare perché stiamo portando avanti. Ripeto, da 6 anni a questa parte, attraverso 5 antologie abbiamo devoluto più di 28.000 euro. E regalato coperte in Nepal, lettini all'ospedale pediatrico di Haiti, costruito 2 scuole in Bangladesh e realizzato più di 10 biblioteche nei villaggi della foresta bengalese. Adesso stiamo donando filtri attraverso Drops from the Wall e portando avanti un altro progetto intitolato Bangla Nepal Love, con l'altro che ti si voglia, che ha donato le coperte a un villaggio del Nepal i cui abitanti vivono ancora in tenda e sta realizzando una biblioteca centrale nella foresta del Sundarban in Bangladesh, un luogo dimenticato da Dio e gli uomini, dove non c'è l'elettricità, dove le latrine sono 2 buche nel terreno, dove le scuole non esistono e dove veramente una biblioteca può essere un faro di luce e un modo per conservare la cultura del posto, non per imporre la nostra cultura, ma per valorizzare da loro, creare in altri termini le condizioni per l'autosviluppo. Quindi se volete sostenerci in questa lotta potete farlo attraverso Bruno, perché purtroppo i libri che gli ho fatto spedire non sono arrivati in tempo. Potete collegarvi con me attraverso il gruppo Facebook Drops from the World oppure Bangla Nepal Love, oppure è sufficiente cercare Santa Vetturi, fa tutto riferimento a me. Li spedisco dovunque aggiungendo solamente 1,28 euro di spese di spedizione. Questo libro è andato in giro in Australia, in America, in Svezia, in Brasile, in Bulgaria, in Bangladesh, in Vietnam. Veramente abbiamo portato la voce anche dei nostri autori in tutto il mondo.
insomma, un piccolo sforzo con la garanzia che i fondi raccolti finiscono là e realizzano dei progetti che sono verificati da persone che vivono sul posto o che si recano periodicamente lì. Quindi con la garanzia di documentazione, di fotografie di ciò che si realizza, quindi questo è la nostra buona volontà di andare in giro a pubblicizzare, compreso Ischia. Ci auguriamo appunto che tutto questo possa trasformarsi in realtà. È stato un piacere averla con noi. Non mi rimane che ringraziare Bruno Mancini per aver organizzato questo incontro, ringraziare il Museo del Mare per l'ospitalità e anche te. Grazie. Buonasera. È stato un piacere. Buonasera della scrittrice Tina Ferrorelli. Buonasera. Buonasera. È la prima volta qui sì, al è la museo. Prima volta sia al museo che a Ischia e ho potuto apprezzare le bellezze dell'isola, ma anche le bellezze di questo museo che ho apprezzato molto, ho ammirato i vari, perché qui in questo caso c'è un incontro di arte tra certo. poesia e anche arte grafica, arte sì, in qualità di curatrice delle arti visive appunto curo anche questa parte artistica qui, principalmente anche questa sera. Infatti sulle pareti ci sono delle opere dell'attrice Liga Lapinska e anche dei collage di stoffa. Ci parli un po' di lei, insomma, come poetessa, Bene, io ho cominciato a scrivere da piccolissima, perché l'arte poetica è qualcosa che mi attraeva sin dai tempi della scuola. Quindi quelle varie emozioni, sia del mare che degli affetti vari, ci coinvolgono molto. In questo caso con l'esperienza del Bangladesh Help sono stata coinvolta da Santa Vetturi perché per aiutare un po' bambini che vivono in realtà diverse dalle nostre, certo. E quindi ho abbracciato anch'io questa esperienza e la continuiamo. È un po' un impegno a tutto tondo, sì, insomma, infatti, questo. Sì, quindi è importantissimo portare avanti questo discorso e aprirci anche all'altro, perché attraverso la poesia si possono coinvolgere e convogliare delle forze per aiutare, perché solo insieme possiamo condividere e anche superare questi momenti difficili. Certo, sono pienamente d'accordo, e anche un po' così con l'arte, insomma. Certo. Sono sempre dei messaggi che si danno attraverso appunto le varie forme d'arte, anche la scrittura è una di queste. E, ha partecipato anche a dei concorsi oppure? Sì, io diciamo mi sento poetessa, dico a tutto tondo, ho pubblicato alcuni libri e poi ho anche partecipato a vari concorsi ottenendo anche dei vari premi. Per cui, complimenti. Diciamo, la poesia è la mia ragione di vita, si potrebbe dire. È una bellissima cosa. Insieme alle altre arti. Le farebbe piacere far parte della nostra associazione Lila? Certo, sì. Perché anche, diciamo, stando lontani si possono condividere, oggi abbiamo grandi opportunità di condividere vari messaggi, per cui ritengo sia giusto proseguire certo. questo nostro impegno. Certo, e anche noi ci auguriamo di averla, insomma, tra i nostri certo. artisti. Una volta scoperta anche Ischia, penso che sicuramente ci sarà un motivo sì, in più. Infatti. Le piacerebbe scrivere appunto qualcosa proprio specifico? Sì, infatti proprio stamattina stavo già scrivendo qualcosa. Dei versi un po' lì da sellare. Poi quando saranno pronti potremo posso leggere l'antologia. Un testo poetico che fa parte di questa antologia scritta in varie lingue e per promuovere appunto sia la poesia che la realtà di mondi diversi. Infatti il mio testo fa riferimento alla madre terra, la madre comune di tutti noi. Madre terra, figlio delle stelle, fiorito dal mio grembo, a questo giaciglio di terra, sogno fatto carne viva, infinito mare, rete colma,
A questa riva, traghettato, vedo le tue braccia infuocate di cielo affondare nel mio seno. Colora il firmamento l'ambra della tua pelle, dal bianco al nero cristallo. Quante ardite promesse, spente nei tumuli della fame, nell'odissea dei popoli in guerra. Piango di gioia e di dolore, per chi abbonda della luce, per chi vede solo tenebre. Io, madre terra, chiedo a te il mondo, che si aprano i sigilli del cuore e ogni mano sia carezza viva di luce. Complimenti. Speranzosa in questo finale. Certo, ci aspettiamo anche che tutti noi possiamo, questa nostra collaborazione, potremo anche partecipare anche a voi. Sicuramente, grazie a lei per la sua presenza e buona serata. E buon lavoro anche a voi, grazie per questo vostro impegno. Grazie. Di socia fondatrice di La Raischia all'Arte e curatrice delle arti visive, vi illustro appunto questo progetto che partirà dalle prossime settimane presso questa nuova sede che è il Museo del Mare, appunto, dove ogni settimana vedremo alternarsi diversi artisti, pittori, scrittori che appunto con le loro opere potranno avere insomma questa visibilità in questa nuova sede. E questa sera in particolare siamo in compagnia di una delle artiste che sicuramente parteciperà prossimamente qui al museo, Magda Kismet. Sì, buonasera. Buonasera, nome d'arte Magda Kismet, mi chiamo Maddalena, dipingo da anni, specialmente olio su vetro. E recentemente sono passata alle tele e mi farebbe molto piacere partecipare a questa iniziativa, perché appunto sull'isola ci sono degli artisti veri. Noi discendiamo dai greci, dai fenici, tutte queste culture del passato che hanno lasciato un'impronta anche nel nostro DNA. Quindi è bene portare alla luce questi talenti e sarò una delle prime che parteciperà. Anche perché qui al museo appunto si potrà avere una visibilità di ben 10 giorni, appunto tutti per sé, voglio dire, quindi comunque si avrà anche un ritorno in termini di pubblicità e sarà comunque una bella cosa sia per i turisti che per gli isolani. In compagnia di Rino Lauro, buonasera. Buonasera a lei, è un piacere averla qui al Museo del Mare, che naturalmente la cultura è ischitana e che vogliamo diffonderla nel mondo nel modo più sincera e assoluta. Certo. Ci parli un po' appunto nello specifico, insomma, ecco, di qualche progetto? Sì, che... il Museo del Mare è stato voluto da un gruppo di amici ischitani che volevano lasciare un'impronta, la storia di noi ischitani. Famiglie di pescatori e non. Comunque la cultura del mare sta in tutti noi, l'abbiamo nel sangue. È una cultura, insomma, millenaria. È una cultura millenaria, appunto. E quest'anno sono 20 anni che è stata aperta, quindi a dicembre faremo una manifestazione un po' particolare, che appunto sono i 20 anni dell'apertura del museo e in cui ci teniamo tutti quanti a fare una bella cosa. Certo, certo, mi fa piacere appunto che appunto insomma si facciano queste cose per l'intera comunità isolana e non, anche perché molti turisti vengono spesso qui a visitare questo museo. Sì, noi siamo orgogliosi anzitutto di portare cultura ai piccoli, perché molte scuole ci frequentano di tutta Italia, non soltanto qui della Campania, viene gente anche da molto lontano e quindi siamo sempre li aspettiamo a braccia aperte, perché è una cosa che ci fa onore, un orgoglio, insomma. E così deve essere. Amico, un grande artista, pittore, scrittore, sì, che può dedicarci un pochettino del suo tempo
per dirci appunto quello che ha fatto negli ultimi tempi. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Ci parli appunto un po' allora, di lei. Io sono, mi chiamo De Maio Raffaele e sono un trapiantato a Ischia da 40 anni. Non sapevo che stasera, diciamo, questa riunione si sarebbe svolta in questa sala. Qui c'è una sala particolare. Premetto che io per 40 anni sono stato il responsabile tecnico della stazione zoologica di Antonloro di Napoli, sì, che è praticamente quel centro di biologia marina internazionale che sta in Villa Comunale e che ha qui, sul Porto d'Ischia, Collina di San Pietro, una sede distaccata, dove nel corso degli anni, dal 1968 in poi, sono state svolte una serie di ricerche sui fondali di Ischia. C'è anche la posidonia oceanica, giusto, in particolar modo. La famosa posidonia oceanica, che non è un'alga ma una pianta, perché fa fiori e frutti in determinate stagioni. E una ricercatrice è stata per circa 20 anni responsabile di questo laboratorio a Ischia. È proprio quella signorina che vedete lì, Lucia Mazzella, a cui è dedicata questa sala. Esatto. Sì. Lì c'è la storia dell'Istituto di Napoli di Ischia in forma sintetica, che racconta un po' gli sviluppi di tutte le ricerche che nel campo della biologia sono state fatte. E anche descrittiva, giusto, grazie alle fotografie. Vabbè, se c'è tempo io vorrei illustrare. Niente, bisogna dare spazio anche agli altri, certo. Non voglio rubare spazi. Quindi diciamo che al di là diciamo, dell'invito avuto da Lino, che è sempre un carissimo amico, per la descrizione sommaria un po' del libro che ho scritto, che è una guida di Napoli sotto forma di racconto teatrale. Come si intitola questo libro? Si chiama Percorsi napoletani e diversamente dalle solite guide, e sotto forma di racconto. Quindi c'è una figura particolare che poi era una figura che effettivamente è esistita fino agli anni 60, cosiddetto pazzariello napoletano, lo strillone di quartiere che annunciava praticamente l'apertura dei negozi, gli spot di oggi che vediamo in televisione, non c'era la televisione, erano fatti a voce da questi personaggi che giravano per i quartieri e annunciavano praticamente l'apertura degli esercizi commerciali, delle merci, eccetera, eccetera. E una figura, questa figura è stata interpretata magistralmente da Totò nel film L'oro di Napoli. Quindi chi ricorda questo film ricorda anche questa figura. Sicuramente. Questa figura si incontra a Piazza Plebiscito con un gruppo di turisti, li prende e li porta in giro per la città, raccontando storia, aneddoti, fatti, e quindi con dei percorsi però alternativi a quelli che si fanno generalmente, per cui poi alla fine del percorso ritornano di nuovo in questa piazza e qui poi ci sono i colpi di scena, i racconti, diciamo sommariamente questo è il libro. Tornando invece alla storia, se vogliamo spendere un po' di parole su questo istituto, voglio pensare che via Caracciolo, lui stando via Caracciolo, non c'era, era sabbia, niente. Sì. La colmata è stata fatta nel Novecento. Quindi il fondatore Anton Don, che era un prussiano, amico di Charles Darwin, che è stato quello che poi ha scritto Legge delle specie sull'evoluzione, era anche uno zoologo, il quale, avendo varie amicizie, io una famiglia ricca di Stestino, si mise in giro un po' per l'Europa per cercare un sito dove poter costruire un laboratorio che potesse accogliere tutti gli scienziati che erano sparsi per il mondo e che erano affascinati dalla teoria di Darwin, sì, l'origine, eccetera, eccetera. E scelgono, quindi lui si mette in giro, finalmente va a Messina, poi a Napoli trova terreno fertile, sia da parte dell'amministrazione nel 1873, circa 20 anni dopo l'Unità d'Italia,
e il comune gli dà, gli concede un suolo proprio sulla spiaggia, dove lui, con un dispendio di soldi familiari e di sovvenzioni che cercava, costruì questo primo nucleo, facendo venire da tutte le parti del mondo questi ricercatori nel centro. Lui metteva a disposizione i mezzi tecnici, l'ospitalità, e pochi sanno, cosa non da poco ovviamente, pochi sanno che poi, essendo lui prussiano tedesco, aveva gli stessi rapporti con la ditta Zeiss, cioè quelle delle famose lenti microscopiche. I primi microscopi sono stati sperimentati proprio presso l'istituto, in collaborazione con gli scienziati, che avevano bisogno di guardare al microscopio le specie che prendevano. Certo. Quindi questo costruisce questo, e pensando di poter autofinanziare la struttura, che non sempre poi i fondi arrivavano, si inventò l'acquario pubblico, che è una dependenza dell'istituto di ricerca. Pensò che facendo questo acquario lui potesse ricavare, con i biglietti che vendeva, dei soldi per poter mantenere la struttura. E siccome Napoli era un bacino dove passava un flusso di turismo internazionale, costruì questo acquario, che ripeto è stato il secondo in Europa dopo Berlino e si è conservato intatto fino ai nostri giorni. Quindi non ha niente a che vedere con i grandi acquari che noi siamo soliti vedere in televisione, come Genova, Barcellona e quant'altro, perché quelli sono scenografici. Questi invece sono effettivamente, riflettono gli ambienti marini del Golfo di Napoli. Poi lui aveva queste frequentazioni e quindi veniva spesso a Ischia. A Ischia aveva tante amicizie, da cui un banchiere che abitava qui, alle spalle del cinema, eccetera. E gli consigliò di comprare un pezzo di terreno. E lui comprò questo pezzo di terreno sulla collina di San Pietro e fece costruire da un suo architetto questa villa, che era una villa, che era una villa familiare, dove loro venivano d'estate, portavano i grandi personaggi che arrivavano, certo, nell'istituto. E pensate che nell'istituto sono passati 17 premi Nobel, tra cui anche la Montalcini, questo per dare l'idea di che cos'è questo centro, che è poco conosciuto sia a Ischia che a Napoli, ma che a livello internazionale ha una fama, forse è una delle maggiori. Lì si fanno praticamente ricerca, si fanno dottorati, vengono scienziati da tutte le parti del mondo, dalla comunità europea, quindi i ragazzi fanno delle tesi sperimentali, quindi diciamo che... Anche masterclass, quindi. Ad alto livello. E quindi costruisce questa villa, poi nel 1968 questa villa viene trasformata al laboratorio di ricerca. Vengono i primi ricercatori e poiché Ischia aveva a disposizione queste piante sottomarine, ci incominciano a studiare. E nel corso degli anni, facendo queste osservazioni, avevo visto che questa pianta ha una funzione importantissima, due funzioni importantissime. Prima, ha una crescita molto lenta e quindi è molto soggetta ai pericoli delle barche, della pesca a strascico, certo, quindi veniva distrutta, eccetera. E costituisce il primo, come dire, la prima culla della nascita del microorganismo marino. Da cui vengono lo chiamano giardino d'infanzia. Ah, ecco. Quindi poi man mano la catena fino alle balene. Quindi partiamo. È un anello, tra virgolette, importante per la fonte, sì, la fonte dell'ecosistema. Poi, sì. E poi c'è un'altra funzione. Perché una pianta che ha delle radici che appuntano nel sedimento protegge la costa, perché si è venuto più o meno dal castello fino ad Appenei, un po' Foligno, poi gira un po' di mare, ma il grosso sta qui. La prateria. E protegge con questi ciuffi la costa dal moto ondoso, quindi dal moto ondoso. Questi ha queste due fondamentali funzioni. E proprio per questo i ricercatori, in particolare la dottoressa Mazzini, si è battuta perché divenisse una pianta protetta. Oggi è una pianta del pianeta,
protetta grazie all'azione di questi ricercatori che hanno lavorato qui a ESCO. Un applauso per cui grazie. Ai tratti storici di Napoli sono state dette delle poesie di Bernardo e quindi abbiamo raccontato un po' la storia di questi istituti, di questa sede di Stagnano. Ora leggo una mia poesia che è stata già pubblicata sull'isola di Ischia, quindi io prima di lasciarvi leggo questa poesia che è un omaggio a Ischia sotto i suoi complessi aspetti. Di greca stirpe, nel ricordo scolastico, ancor riecheggia di Pitecusa il verso. Sapete che Pitecusa qui è stata decantata, quindi il verso che Omero ti racconta di Pitecusa. Millenaria flora di sempreverde chioma, tutto ricopre la tua titanica roccia, mandando al cielo profumo di bosco. Nelle tue vulcaniche rughe, da dir remoti, ninfe bagnanti danzano alle salutari fonte delle tue vene sommerse. Nei tuoi scenari, fatti di rossi tramonti, di bianche case sparse, come trappoli due sui pendii assolati, storia, poesie e colori recitano la leggenda che canta. Dama tradita in un regno passato, vivi oggi i tuoi giorni di prostituta d'estate, mostrando empia i tuoi segni di fatto di cemento notturno e le tue ferite bruciate. Vaga il sentimento oltre i limiti dell'azzurro mare, alla ricerca del tuffo verde sparso nella macchina, come coniglio selvatico, o rara conchiglia in cerca dell'ultima tappa. Salutiamo i nostri ospiti. Sì, salutiamo tutti gli scrittori che sono stati qui presenti questa sera con l'augurio di ritrovarli nuovamente qui presso questa splendida sede che è appunto il Museo Etnografico del Mare. Grazie mille, grazie a tutti da parte di Dila da Ischia all'Arte. C'era l'amico Vino che voleva ricordare sì. Con la sua poesia mio padre, quindi io penso che sarebbe più... Sì, diciamo, come no? Se non è troppo. Certo, prego. Questa è una sua composizione. Prego, prego. Sono dei ricordi. Il poeta Gennaro Esposito frequentava Ischia. E il rito sirena che era da me gestito. Durante il suo soggiorno partecipava a varie trasmissioni radiofoniche locali con poesie, aneddoti, curiosità, piccoli frammenti di vita partenopea. Alcuni episodi raccontati alla radio si commentavano il giorno dopo sulla spiaggia, che diventava un teatrino perché Don Gennaro veniva invitato a recitare le sue poesie. Non si faceva mai pregare e lasciava tutti a bocca aperta. Viento e tramontana. Se dopo volete che lo leggo in italiano. No, si capisce bene. Va bene così. Anadumun, ma pare di stomma, ma era proprio in avo sto nonna. Non si scordava mai la miccia che uvic, ma venendo fatta canadica. Stevano attorno a essa un po' a spiaggia, ci recitava la ciotta, la fama, a raggio, e lui a bocca aperta e a due occhia fuori, come a triata, a sendere panura. Ste pensieri leggeri e carnali si spannevano con vienti maestrali. Insieme al sonno e un profumo del mare, l'indo cuore traseva chiaro. Bellissimo.